Un caloroso benvenuto agli amici di Cilento Channel, qui in diretta dal Pala Cilento di Tor Chiara per la sfida ad alta quota fra Phoenix Santa Maria Futsal Club e Regina Minor. Ecco le squadre in mezzo al campo per il saluto di rito. Si va con la scelta del campo tra i due capitani. Dicevamo sfida ad alta quota tra la seconda e la terza classificata. Phoenix che si è subito ripresa dopo la battuta d'arresto contro la Magna Grecia, unica squadra ad averla messa KO in Coppa Campania e in campionato. Subito il riscatto e ora c'è voglia di proseguire su una strada che finora è stata più che positiva. Saluti di rito ovviamente anche con le panchine. Ricordiamo proprio per la nostra Phoenix che tre calciatrici spiccano su tutte quest'oggi, ma soprattutto spiccheranno domani, in quanto Di Luccia, Palumbo e Cepparulo sono state convocate da Mister Grasso per la rappresentativa Campania, quindi si presenteranno domani al raduno ed è una grandissima soddisfazione per le ragazze, ovviamente, a cui va il nostro in bocca al lupo, ma anche e soprattutto all'intera società, quindi a partire dal presidente, gli allenatori, tutto lo staff e ovviamente anche le compagne di squadra. Una bella vetrina assolutamente per loro tre, una bellissima vetrina per la squadra, e insomma è un piccolo passo ma significa già tanto. Ecco la carica suonata poco prima del match, anche questo fa grande un gruppo. Vediamo che la numero 10, appunto Stefania Palumbo, è già in campo. Segue la ruota di Luccia, poi Zagaria, capita Lanzalotti e Di Bello fra i pali. Tutto pronto. Reghina Minor, squadra di minori, schiera Della Pietra, numero 33, maglia numero 17 per Borrelli. L'arbitro chiede l'ok agli estremi difensori. Ed in questo istante fischia l'inizio del match. Subito avanti, attenzione Regina. Chiusura di Zagaria. C'è il raddoppio. Palla sull'out, raddoppio su Amato. Lanzalotti chiama subito le marcature, nulla di fatto, Amato col sinistro. Si riparte ora da Di Bello. Zagaria, Lanzalotti, Palumbo, si sgancia Lanzalotti, rimane dietro Zagaria, un'occhiata davanti. Di Luccia si fa vedere, avanza palla al piede, palla filtrante, Palumbo! Palla di un soffio al lato, prima occasione e primo brivido per la retroguardia del Regina Minor, che per dovere di cronaca schiera anche Avellino, maglia numero 23. Occhio adesso all'avanzata ospite, proprio Avellina ci prova col destro, nulla di fatto. Match subito avvincente fra due compagini che, lo ricordiamo, sono molto in alto in classifica, stanno esprimendo un bel gioco, molto prolifiche sotto rete e ovviamente vorranno contendersi la seconda posizione per sperare poi in un finale di campionato scoppiettante, come lo sarà certamente. Riprende Reghina, qui la giocata di Amato con la palla che si spegne sul fondo. Parte Di Bello, Palumbo, Zagaria, Lanzalotti. Movimento non seguito di Luccia, provano a seguire ora Palumbo. Rimessa laterale, Zagaria, Di Luccia si inserisce, non perfetto il controllo, occhio per la ripartenza della squadra ospite.
E qui Di Bello ci mette una pezza non da poco su Borrelli, che se n'è andata via bene. Furba poi Di Luccia a conquistare questa rimessa laterale, che dovrebbe andare a battere Palumbo. Lei si affianca a Lanzalotti. Zagaria. Buon movimento di Di Luccia, seguita, servita non perfettamente. Riparte Reghina Minor. Da destra, da sinistra verso destra. Chiusura di Palumbo. Di Luccia velocizza. Zagaria. Palla un filo lunga. Comunque, dopo 3 minuti, la Fenix sta manovrando bene la palla. Qualche piccolissimo errore, ma la palla scorre velocemente. Si parte sempre da Di Bello. Palumbo, ora Lanzalotti. Allargo da Zagaria. Scarico su Palumbo. Ottimo il movimento. Si inserisce Lanzalotti. E qui l'estremo difensore Gambardella ci ha messo una pezza non da poco su questa palla lunga solamente sfiorata da Lanzalotti. Gambardella non ha rischiato, ha messo in calcio d'angolo. Zagaria alla battuta, corto per Di Luccia, ancora Zagaria dietro Lanzalotti, liscio, le dà una mano Di Bello. Palumbo, Di Luccia si gira, ma è sola, 3 su di lei, le dà una mano Palumbo, torna indietro da Lanzalotti. Zagaria si prende un rischio di troppo, ma ne esce perfettamente. Zagaria che avanza ancora, lo scarico adesso su Di Luccia, la palla dentro, imprecisa ma bella questa manovra. Quando ci avviamo al 5° minuto di gioco, Reghina per il momento attende la giocata avversaria, ma sappiamo le potenzialità offensive di questa squadra. Errore adesso di Avellino sul pressing avversario. Lanzalotti, Zagaria, ancora Lanzalotti, torna qui a destra, palla dentro per Di Luccia, non si chiude lo scambio. Qui c'è l'errore alla battuta di Amato. Nuovamente errore da parte di Palumbo. Dinamica abbastanza strana questa. Si ritorna all'idea di partenza, appunto con la battuta per Reghina. Scontro di gioco regolare in mezzo al campo. Ancora Amato. Buon il contrasto, Di Bello deve uscire, lo fa benissimo. Zagaria, il mister suggerisce una giocata veloce che però non riesce perché si è chiusa bene la difesa avversaria. Ora c'è lo scarico su Di Luccia, lo stop e la palla finisce in fallo laterale. Zagaria si appresta a battere la rimessa, lo fa ora Lanzalotti. Palumbo dentro per Di Luccia. Palumbo. E qui in effetti la giocata ideale sarebbe stato lo scarico dall'altra parte, dove c'era Lanzalotti praticamente da sola. Chiude ancora una volta Palumbo su Amato. Della Pietra. Ancora Amato. Chiude Palumbo. Riesce poi Amato a proseguire, ma la palla è uscita. Ancora Fenix in possesso, finora padrone del campo, anche se ripetiamo le squadre si equivalgono. Zagaria, buon possesso adesso Palumbo, palla ancora per Zagaria che probabilmente non ci ha creduto, o comunque ha capito la giocata un istante dopo.
della Pietra Amato. Palumbo ancora in copertura, bravissima, per poco non le soffia il pallone, ci riesce adesso grazie a Di Luccia. Chiude stavolta Amato, la palla è fuori. Lanzalotti, Zagaria, con Lanzalotti si inserisce Zagaria, lo scarico è per Di Luccia, occhio a non scoprirsi, bravissima Lanzalotti, occhio per il suo errore. Di Bello esce bene, attenzione qui allo scontro di gioco, fortunatamente nulla di grave, ci deve per un attimo soffermati già che lo scontro è avvenuto a pochi passi dalla panchina. Lanzalotti, Palumbo, Di Luccia, scarico rapido per Zagaria che può provare il destro, deviato, recupera Zagaria al suo errore, occhio per la ripartenza, ancora Zagaria bravissima. Ora arriva Palumbo a darle una mano, palla fuori, ancora Amato, Della Pietra, palla di prima in avanti, troppo lunga. Noi siamo nel nono minuto di gioco, ancora 0-0, ma partita che è destinata a salire di ritmo. Occhio ora ad Amato, Palumbo bravissima il recupero, forse c'è anche il fallo, si continua, l'aggancia bene Di Luccia, è qui in effetti c'è fallo, fair play in mezzo al campo. Palumbo si incarica della battuta di questa punizione. Parte col destro, la deviazione in calcio d'angolo di Gambardella. Davvero non male questa conclusione col destro. 1-0 Zagaria dall'angolo. La palla è dietro, Lanzalotti, contrasto e non riesce però ancora ad uscire Regina Minor. Sempre Zagaria, stavolta dal fallo laterale, Lanzalotti, Palumbo. Palla per Zagaria, Di Luccia. Bella la giocata, col sinistro. Non serve la compagna, perde palla. Copre benissimo Palumbo. Guadagna questa rimessa, Lanzalotti, Zagaria, Palumbo, le fa incontro Di Luccia, servita, ancora Palumbo di prima per Zagaria, forse un filo lunga, si risistema adesso la Fenix. Palla lunga, nulla di fatto per Regina Minor. 10° minuto, 0-0. Fase questa di studio. Zagaria. Rimedia il suo errore, può ripartire. C'è Lanzalotti in mezzo, servita. Questa era stata una bella giocata, anche un po' di sfortuna per Zagaria e per la Fenix. Ora Amato dentro Palumbo, bella questa giocata subito col destro e Gambardella ci mette una pezza, questa è stata una bellissima giocata. Una sorta di ruletta su se stessa e poi conclusione col destro, Gambardella la mette in angolo, Palumbo dentro proprio tra le braccia di Gambardella, occhio alla ripartenza, bravissima Lanzalotti però. Marcatura non facile ora per Lanzalotti. Subentrata la maglia numero, ragazza con la maglia numero 14, Cuomo Roberta. Fisico possente per lei. Brava però Lanzalotti. Proprio Cuomo. Spalla contro spalla, bravissima ancora Lanzalotti. Altro cambio sempre per Regina, dentro anche Giordano, maglia numero 10.
Amato in fallo laterale. Amato e Della Pietra, le uniche ad essere rimaste in campo dal primo minuto. Infatti al tredicesimo sono subentrate Cuomo e Giordano. Di Luccia, occhio a quella ripartenza, 3 contro 1, palla un po' lunga e in effetti non riesce a rimediare Giordano. Zagaria, Lanzalotti, Zagaria, esce bene Di Luccia, l'aggancio impreciso, Amato su di lei, le dà una mano però Palumbo. Idea buona, il tocco meno di Zagaria, Lanzalotti, un po' di confusione lì dietro e alla fine l'ultimo tocco è di Cuomo, si partirà quindi dal fondo. Occhio a quella ripartenza, Amato, Lanzalotti, bravissima, addirittura qui c'è la ripartenza per la Fenix, Zagaria e Lanzalotti al minuto 14, porta in vantaggio la Fenix, incredibile, mezzo errore di Katia Lanzalotti, maglia numero 13, ripartenza Regina Minor e poi sul ribaltamento di fronte l'1-0 per la Fenix quando siamo arrivati al minuto 14. Chiamato ora il time out. Momento ideale per chiarire un attimo eventuali errori verificatisi in campo. Lanzalotti, ricordiamolo, sale a quota 6 reti in campionato. Capocannoniere della squadra Stefania Palumbo con 17 reti. A seguire Di Luccia con 7, anzi Ceppalulo con 11, poi Di Luccia e sale Lanzalotti e quota 6 insieme ad Isabella. L'arbitro ora sta chiarendo qualcosa col mister, suppongo riguardi il terreno di gioco. Si parte appunto 1-0 Fenix. Lanzalotti al minuto 14 la sblocca. Di Bello, bravissima. Ora Zagaria. Bella la palla dentro. Anticipo su Palumbo di Amato. Zagaria aggressiva. Riesce a soffiare palla. Rimessa dal fondo. Non molla la Fenix, passata in vantaggio, ora ovviamente occhio per Cuomo, bravissima Zagaria, duello di potenza tra le due, Cuomo tiene palla, scarico dietro, Giordano, Della Pietra allunga questa palla, difatti la compagna chiede di essere servita addosso, Di Bello. Lanzalotti, tocco sbagliato di Zagaria, si riparte con la rimessa Reghinna. Intanto a bordo campo si prepara Francesca Ceppalulo, maglia numero 8. Chiusura di Zagaria, Di Luccia col destro, forse ha peccato di egoismo, ma in effetti era un'ottima posizione per lei che di gol ne ha già fatti non pochi. Esce proprio Di Luccia, dentro Ceppalulo, Lanzalotti, Palumbo ancora per Lanzalotti e qui la giocata era stata davvero intelligente. Della Pietra, Amato, Cuomo si gira bene, la rimessa però è per la Fenix Santa Maria. Palumbo
Zagaria ha un po' di spazio, la palla per Cepparlo, si gira bene, qui il tocco è un filo impreciso, poteva essere un'ottima ripartenza, difatti occhio qui, nulla di fatto per Giordano. Di Bello, Zagaria, Lanzalotti, Palumbo, ancora Zagaria, si muovono bene, ora Palumbo la mette dentro e qui forse Lanzalotti non ci ha creduto. Occhio a Cuomo, ottimo lo stop, bravissima però Zagaria in chiusura. Palumbo ora da quest'altra parte, chiude su Giordano che riesce ad andarsene, bravissima però Lanzalotti. Servita ancora, alza la testa, uno sguardo in mezzo, incredibile questa occasione. Minuto 19, inizia ad essere veramente tante le occasioni per la Fenix. Avanti sì 1-0, però veramente tantissime le occasioni da rete. Rimessa di Ghinna Minor sul lancio di Amato, era intervenuta Palumbo, ora Della Pietra chiede la distanza, Amato di prima col destro, Di Bello evita il calcio d'angolo, Palumbo, Zagaria, si muove Cepparulo, torna però da Palumbo, attenzione all'errore però Amato, chiusa da Palumbo, c'è la ripartenza e qui ostacolata la sua azione, non concede nulla però il direttore di gara. Cuomo, attenzione all'uscita avventata di Di Bello, fortunatamente il tocco del pivot era impreciso. Lanzalotti, Zagaria, dentro c'è Parulo, l'aggancio, il tocco tentato di primo, Zagaria ci prova col destro, tiro sbilenco, mister Costantini chiama Cepparulo per la giocata precedente, chiede più rapidità dalla sua ragazza, dal suo riferimento in attacco. Occhio a Palumbo, Amato, Cuomo, si continua a giocare, contrasto duro, continua ancora Cuomo e qui rimane a terra Lanzalotti. In effetti lo scontro era stato abbastanza duro, dir la verità in cronaca non ci siamo resi conti effettivamente se si è trattato di un contrasto con l'avversaria o a causa dell'impatto col campo. E vengono fornite ora le cure mediche necessarie. Gioco interrotto, siamo al 21esimo, ricordiamo, Fenix 1 Reghina Minor 0, vede il vantaggio siglato proprio da Lanzalotti. Probabilmente il colpo è pervenuto alla schiena, difatti esce almeno per il momento dentro raso. Si parte da Di Bello, raso, Zagaria, rimessa ancora per la Fenix, Palumbo ci prova col destro, Cepparulo, poteva essere sfruttata meglio questa occasione, attenzione a Palumbo adesso, buono il palleggio, meno la conclusione, Giordano, Cuomo, chiusa da Zagaria, raso, si posiziona adesso raso, ruolo difensore centrale, time out chiamato da mister Costantini.
chiamata anche di Lucce dalla panchina, quindi probabilmente ci sarà un altro avvicendamento. Quella un attimo più affaticata sembra Palumbo. Raso certamente al centro della difesa, davanti c'è Parulo, dovrebbe restare Zagaria sulla destra e quindi probabilmente a sinistra dovrebbe esserci questo cambio. Non cambia nulla invece, almeno per il momento, Regina Minor. Il minuto adesso è il 23esimo, sempre 1-0. E difatti dentro Duccia, fuori Palumbo. Altro chiarimento tra il direttore di gara, mister Costantini. Si riparte di Luccia, c'è Parulo, occhio Cuomo per Amato, della pietra, aggancia Cuomo, Zagaria esce bene, c'è Parulo, torna da Raso, a largo per di Luccia, l'aggancio impreciso, Giordano va al recupero, brava di Luccia, conquista una bella rimessa laterale. Scoccato il 25esimo minuto, dietro per Raso, Zagaria, aspetta l'arrivo delle compagne, Giordano, Amato, bravissima, c'è Paolo in chiusura, prova a ripartire adesso Raso, difende bene, forse un fallo, si continua, Zagaria, tocco dentro, e qui... palla non male, occhio però ad Amato che non aggancia però. Zagaria, Raso, c'è Parulo, la controlla bene. Tende arrivo delle compagne, palla per Raso col sinistro. E qui sarà calcio d'angolo. Ancora un'altra bella occasione per la Fenix, non concretizzata. Di Luccia, lo scarico dietro, anticipata per un pelo Raso. Ancora Di Luccia. Zagaria in avanti, c'è Parulo però. Aveva arretrato la propria posizione, Amato. C'è Parulo, proprio lei. Zagaria bravissima. Lotta intanto la numero 9, Giordano Amelia, entra dal posto di Cuomo, attenzione a Cepparulo, si gira bene, palla lunga, Zagaria col destro e il raddoppio della Fenix, e questa è una rete da vedere e rivedere, spettacolare la conclusione della numero 9 Daniela Zagaria su una palla vagante, esplode un destro all'incrocio, ovviamente festeggiata dalle proprie compagne, in particolar modo da Palumbo, con la quale ha un feeling particolare. E quindi al 27 Zagaria raddoppia per la Fenix. Occhio ovviamente al ritorno di Regina Minor, qui viene fischiato un fallo di mano di Cepparulo, braccio largo, anche se l'involontarietà era evidente. Posizione del pallone che dovrebbe essere arretrata almeno di un metro buono. In effetti così è. Vediamo quindi al 27 Zagaria. Sigla meravigliosamente il raddoppio della Fenix Santa Maria. Amato alla battuta. Colpisce in pieno Cepparulo. Ancora Amato. Col destro bravissima di Bello. Importantissimo questo intervento perché il destro scagliato da Amato era diretto proprio verso l'incrocio, un po' come
La botta messa a segno da Zagaria, bravissima Di Bello. Chiusura ancora, si difende la Fenix, ha rischiato un po' in questa occasione ma nulla di fatto. Si parte ancora da Di Bello. Zagaria. Bello questo cambio gioco per Di Luccia. Solo un filo impreciso. Stiamo entrando ormai nel 29esimo minuto. Ancora un avvicinamento dentro nuovamente Palumbo per Di Luccia. C'è Parulo, bello l'aggancio e poi il tocco sbagliato. Giordano, maglia numero 10. Funziona molto molto bene il pressing della Fenix. Le ragazze di Costantini in effetti stanno chiudendo ottimamente gli spazi avversari. Qui palla nel vuoto. Giordano dentro per Amato, chiude bene Di Bello. Contrasto di gioco ancora regolare. Palumbo prova ad andarsene, rimedia soltanto una rimessa laterale. Cambio gioco per Zagaria. Palla dentro per Cepparulo che potrebbe scaricare ancora per Zagaria. Qui stavolta ci mette la pezza il portiere e poi l'errore di Cepparulo incredibile allo scadere. Poteva valere il 3-0. Ancora Cepparulo, brava nel contrasto. Palumbo si accontenta della rimessa. Raso. Dentro per Cepparulo. Non positivo il primo controllo, ma lotta e per poco non ruba palla all'avversario. Scadono ora effettivamente i 30 minuti del primo tempo. Siamo già nel recupero. Palumbo. Dentro intanto Lanzalotti, proprio allo scadere. Raso la tiene. Palumbo prova al destro e qui stava per realizzare un'altra rete fantastica Stefania Palumbo. Palla che sbatte sotto la traversa per poi uscirne, anche un po' di sfortuna. Ultima occasione, Raso col destro incrocia bene. Non la indirizza verso lo specchio della porta. Amato per Cuomo, nulla di fatto. E qui potrebbe anche fischiare l'arbitro che invece fa riprendere il gioco da Di Bello. Amato e Palumbo in contrasto, la tocca per ultimo Amato. Si chiude qui la prima frazione di gioco. Fenix Santa Maria in vantaggio per 2-0, reti di Lanzalotti e Zagaria al 14 e al 27esimo. Ora un po' di break e poi si riparte col secondo tempo di Fenix Santa Maria Regina Minor. A tra poco.